Enzo Abruscato, candidato nella lista Trapani con coerenza, ha inaugurato ieri pomeriggio il suo comitato elettorale di Corso Piersanti Mattarella. L'ex consigliere comunale, ai nostri microfoni, ha spiegato i motivi della sua candidatura. È una scelta non solo di cuore, è una scelta pensata. Abbiamo una città purtroppo devastata da vari eventi, cerchiamo di metterci la faccia come sempre. Quest'anno abbiamo fatto di più, a mio modesto parere. Abbiamo fatto una lista, Trapani con coerenza, che vuole dare spinta per una Trapani migliore, cercando di sviluppare un programma non solo elettorale, ma cose da fare per uscire definitivamente dal tunnel in cui questa città si è cacciata. Io parlo con i cittadini, lo dico veramente con grande affetto e con la speranza che le nostre intenzioni siano fatte perdurare nel tempo e per avere un programma realizzabile. Ho detto più volte che la città è stata commissariata prima ancora che nelle istituzioni, nei fatti. E questo è grave, credo che il cittadino abbia bisogno di recuperare il tempo perduto. Noi ci mettiamo, ripeto, la faccia perché siamo convinti che può essere una risposta positiva. Il candidato sindaco di Trapani, Vito Galluffo, alle 18:30 nel suo comitato di Via Spalti presenterà i candidati al Consiglio Comunale delle liste a suo sostegno e tre assessori designati. Interverranno i dirigenti di Trapani Riparte, Forza Italia, Progresso e Rinascita Popolare Autonomisti, Diventerà Bellissima e PSI. Peppe Bologna, in corsa con la lista Scirocco per Trapani, ha illustrato il suo progetto elettorale ai rappresentanti dell'Associazione Università del Mediterraneo e delle Tre Età. Bologna si è soffermato a parlare di teatro, ospedale e cultura, ma anche della necessità di creare una scuola di formazione politica per frenare l'ignoranza dilagante degli amministratori a qualunque livello e per consentire anche la formazione diretta e indiretta dei cittadini. Domani pomeriggio alle 17 al Teatro Comunale di San Vito Lo Capo si terrà il confronto fra i quattro candidati sindaci, Peppe Peraino, Gaspare Scola, Nino Ciullo e Pietro Tolomeo. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Operatori Turistici di San Vito Lo Capo. I lavori, moderati dal giornalista Max Ferreri, saranno aperti da Melchiorre Miceli, presidente dell'OITS. Interverrà Sebastiano Venneri, responsabile del turismo di Legambiente e presidente di Vivitalia.